Ciao a tutti patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Da come avete letto dal titolo, oggi si parla di fondotinta, ma soprattutto un fondotinta che è perfetto per la mia acne del momento. Ebbene sì, ho trovato il fondotinta perfetto che ha scalato tutta la top dei miei fondotinta perfetti. E si parla del fondotinta di Marc Jacobs, il Remarkable. È veramente un fondotinta pazzesco e oggi sono qui per farvi vedere come lo applico, alcuni pro e contro di questo fondotinta e soprattutto come mi trovo e come copro quest'acne del momento. Ci tenevo tantissimo a fare questo video perché secondo me merita tantissimo e merita di video specifico. Tante persone non sanno che cosa utilizzare per coprire l'acne. Ci sono tanti fondotinta in commercio che anziché coprirla la vanno ad evidenziare e tanti fondotinta che la coprono e poi una volta struccato il giorno dopo si trovano più brufoli di prima perché magari poi sono molto aggressivi per la pelle acneica, ecco. Prima di farvi vedere la resa del fondotinta ci tenevo a consigliarvi due cose per la pelle acneica. Prima di tutto tenete sempre pulito il viso se avete la pelle sporca. I brufoli andranno in giro a propagarsi su tutto il vostro tessuto epidermico. In sintesi, i brufoli si accoppieranno e faranno tanti bei bambini. La cosa più importante è tenere la pelle pulita e le mani pulite. C'è questa cosa, almeno che noto per chi ha la pelle acneica, di toccarsi sempre il viso. Cosa che facevo anch'io fino a qualche mese fa, che ho imparato a toccarmi di meno, ovvio, mi prude sempre la faccia. E soprattutto se avete le unghie lunghe tenete sempre le mani pulite, perché sotto le unghie si formano un sacco di germi e batteri, quindi... insomma, dovete sempre stare pulite, perfette. Però, vabbè, questa era la cosa più importante. L'altra cosa più importante, oltre a tenere mani e viso puliti, oltre al resto del corpo, mi raccomando ragazzi, lavatevi, avere i vostri prodotti, i vostri applicatori, insomma, per il viso pulitissimi. Quindi se utilizzate pennelli, se utilizzate spugnette, se utilizzate le mani, se utilizzate tovaglie, se utilizzate piatti per dipingervi il viso, sempre puliti, mi raccomando, perché è una cosa importantissima. Altra cosa importante, curate la vostra acne, scoprite se è un problema interno come il mio, scoprite se è un problema, se è un fattore esterno, scoprite anche lì se è un problema di cosa mangiate, nel senso che se mangiate lo hacker e Nutella dalla mattina alla sera e avete l'acne e vi lamentate, forse è per quello. Quindi veramente ci sono tanti fattori dovuti legati all'acne, non fate scrub assolutamente, cercate di toccarle il meno possibile. Ci tenevo a dire queste cosine perché ci sono tante persone che sanno ma anche tante persone che non sanno, quindi è sempre meglio dire ragazze potrebbero anche essere questi fattori, non fate questo, non fate quello. Ovviamente io non sono un medico, non sono nessuno per dirvi il perché avete l'acne o come dovete curarvela, infatti rivolgetevi a chi di competenza, però ci tenevo comunque, magari chi mi guarda e dice Gloria tu come fai, io ne ho già parlato in tantissimi video della mia acne, non voglio monopolizzare anche questo video. Dopo aver chiacchierato in lungo e largo, avervi fatto due balloons, vi lascio al resto del video dove applico con voi questo straordinario fondotinta che tra l'altro ho comprato col 20% di sconto con la carta Sephora Black, quindi ho risparmiato e sono rimasta davvero contenta. Niente, vi lascio al video, spero vi piaccia. Eccoci qua, come vedete questo è il mio viso struccato. Per chi mi segue spesso nei video, anche nei Get Ready With Me, nei Mi Preparo Con Voi, insomma nei make up tutorial, sa già la mia situazione. Per chi non la sapesse, apro una piccola parentesina per spiegarvi velocemente che cos'ho e perché ho questo viso. Non ho mai sofferto di acne in questo modo, ho sempre avuto dei brufoletti quelli, insomma, sparsi in giro per il viso, ma mai quest'acne che tra l'altro adesso, per chi appunto mi segue, vede che comunque è anche migliorata tantissimo rispetto a qualche mese fa. Perché ho quest'acne? Non è perché copro la pelle col fondotinta, perché mangio male, è un problema interno sia di ormoni, ho dei problemi agli ormoni, ho l'ovaio policistico, lo stavo curando con una pillola anticoncezionale apposta anche per sistemare questi miei problemi ormonali. L'ho presa per 3 anni fino a quest'estate, dopodiché l'avevo smessa perché non mi ci trovavo più bene e avendola smessa i miei ormoni sono letteralmente impazziti facendomi uscire tutti questi brufoli che non ho mai avuto perché, come vi ho detto precedentemente, ne ho sempre avuti pochini. Avendola smessa il mio corpo ne ha risentito tantissimo, tant'è che andando dalla dottoressa, oltre a consigliarmi appunto di fare varie visite dermatologiche, andando anche da un endocrinologo per vedere un po' la mia situazione, mi ha riprescritto la pillola, questa volta una pillola un po' più pesante. Allora, mio parere personale, preferisco applicarlo con un pennello da viso molto ciucciotto e paffuto e denso. Questo qua è un Kabuki Brush Flat Buki, ma lo applico anche col Kabuki, lo applico con tutti questi pennelloni cicciotti che secondo me riescono a dare tanta coprenza allo stesso tempo dare un effetto naturale. Mi piace tantissimo anche la stesura con la spugnetta, questa
quella Beauty Blender. Quando dico la spugnetta intendo la Beauty Blender, perché tutte le altre spugnette che ho provato non mi ci trovo per niente bene, perché alcune sono troppo rigide. La Beauty Blender è la Beauty Blender, questa è veramente secondo me la spugna migliore del mondo. Riesce a darmi come il pennello un'alta coprenza, rendendo comunque il viso molto naturale, non effetto torta, ecco. Piccola parentesina su questo fondotinta: è molto pigmentato, quindi ne basta davvero pochissimo. Comunque un fondotinta molto naturale, nonostante sia molto coprente. Veramente assurdo, perché non riesco a spiegarmi questa cosa. Cioè, più ne metto, più dovrebbe fare l'effetto torta, ma allo stesso tempo è naturale. E meno ne metto, copre tantissimo lo stesso e fa l'effetto naturale. È davvero strepitoso, adesso lo vedrete comunque al lavoro. Come vedete si presenta in questo modo, ha un tappo. Togliendo il tappo non ha la pompettina, ma ha quest'altro tappo che si svita. E al suo interno ha questo applicatore, che io all'inizio speravo e pensavo fosse un contagocce. In realtà è semplicemente un'asticella con una pallina in fondo che va a prelevare il prodotto. Quindi è un po' scomodo, perché se arriva, io penso che quando arriverò a fine prodotto sarà un po' un casino prelevarlo dal fondo. È anche scomodo molto questa parte qui, quindi il contorno dell'applicatore, perché ha questa specie di solco dove involontariamente, quando lo andate a avvitare, quando prelevate il prodotto, va ai bordi, e finendo ai bordi dell'applicatore finisce nella parte interna, un po' un paciughetto. Però vabbè, comunque in sé il fondotinta è top. Per non andare a contaminare il fondotinta è bene non contaminare gli oggetti, insomma lavarli sempre, tenerli sempre puliti, prelevare il prodotto, metterlo magari prima sul dorso della mano e poi usarlo col pennello. La cosa che faccio io, dato che comunque nuovo di prodotto ce n'è, basta sollevarlo e, come vi ho detto, lo applico sul dorso della mano in questo modo. Ne ho preso parecchio. In realtà voi direte no, non è tanto, perché solitamente anche io quando utilizzo i fondotinta ne metto veramente tanto. No, è tantissimo, vi assicuro che con questo fondotinta è tantissimo. Vi farò metà faccia con il Kabuki Brush, anzi il Flat Buki, questo qua della Kick the Beauty KTB, ma ci sono tantissimi pennelli come questo in commercio. E metà faccia con la Beauty Blender, per farvi vedere la resa, insomma, di tutti e due gli applicatori. E parto con... cioè, guardate. Guardate da voi che roba. E ne ho preso veramente poco, quindi super super coprente, pigmentato. Direte, oh mio Dio Gloria, è bianchissimo. Vi assicuro di no. Sono davanti alla finestra, quindi luce naturale. Vi assicuro che i colori sono sfalsatissimi, ve lo assicuro, perché sembro davvero bianca, ma nella realtà è veramente identico al resto del corpo. La cosa che dovete fare attenzione quando provate un fondotinta: non deve essere uguale al colore del vostro viso, ma questa cosa la saprete già. Deve essere identico al colore del resto del corpo. Quindi se voi siete abbronzate sul resto del corpo e avete la faccia bianca, non dovete prendere un fondotinta bianco, dovete prendere un fondotinta che sia uguale al colore del vostro corpo. Infatti io con l'acne, ma già di mio comunque, ho sempre avuto un viso un po' più rosso. Quindi come vedete, vi assicuro che il colore è identico al resto del mio corpo. Adesso stendiamolo con la Beauty Blender. Quindi prendo ancora un po' di prodotto che mi è rimasto sulla mano. Come vedete già ne avevo preso poco, ma è durato per metà viso, quindi durerà praticamente per quasi tutto il viso. La Beauty Blender è un po' bagnata, è umidina. E questa è l'altra metà, quindi la stesura con la Beauty Blender. Da questo lato ho dei brufoli un po' più modalità cisti, praticamente. Si vedono appunto perché, ovviamente, essendo comunque bombato, si vede, non è che puoi cancellare i rossori, il colore, eccetera, eccetera, ma se è fuori dalla pelle, cioè nel senso se ha questa punettina, non la puoi camuffare, quella si vedrà sempre. Sì, è praticamente simile. L'unica pecca è che con la spugnetta mangia molto più prodotto nonostante sia comunque bagnata. Devo passarlo più volte per ottenere un effetto più coprente. Strano, perché di solito con la Beauty Blender ho un effetto più coprente che col pennello, mentre questa volta, devo essere sincera, con questo fondotinta la stesura ottimale è con questo pennellone qua, perché riesce a coprire perfettamente usando poco prodotto e si sfuma davvero molto molto meglio. Ed ecco
qua, trucco completato, come si presenta questo fondotinta che, come vi ho detto, è straordinario, mi piace veramente tantissimo. E la cosa bellissima di questo fondotinta è che ha questo finish matte, ma non è secco, nel senso che è molto opaco, ma allo stesso tempo è quasi satinato, lascia questo finish veramente molto naturale, e di una pelle idratata ma matte, è una cosa favolosa. Iniziamo a parlare dei pro e dei contro di questo fondotinta. Finalmente ho trovato una colorazione chiara, direi quasi bianca. Chi mi ha conosciuto dal vivo ha visto che in realtà sono davvero bianca, e infatti tanti mi hanno detto: oh mio Dio, ma in video non sembri così bianca, sei davvero cadaverica. E infatti sono veramente molto molto bianca, e questo fondotinta è praticamente il colore perfetto per me. Finalmente un fondotinta con una colorazione chiarissima, quindi per tutte coloro che stanno cercando un fondotinta coprente ma da un effetto naturale, che sia comunque bianco, questo è il fondotinta per voi. La mia è la colorazione 10, quindi la light. È anche un fondotinta oil free ed è un fondotinta full coverage, quindi ad altissima coprenza. Come vi dicevo, ne basta veramente poco perché è tanto tanto pigmentato, quindi non è come altri fondotinta che sono sì coprenti ma comunque dovete stendere tanti strati, dovete fare tanti strati. Questo ne basta veramente pochissimo, essendo davvero tanto pigmentato, e quindi ne utilizzerete di meno, quindi è una cosa veramente, un punto a suo favore, perché vi durerà di più rispetto a un normalissimo fondotinta. La durata è strepitosa. Io l'ho provato la prima volta da Sephora, quando l'ho acquistato, prima di acquistarlo, ecco, me l'ha provato una ragazza con un pennello, tra l'altro a lingua di gatto, semplice, classico, che io odio perché mi fa un sacco di righette e non mi lascia la pelle uniforme, mentre con questo fondotinta è venuto veramente un risultato uniforme e super naturale, cioè coprentissimo e super naturale. Questo perché questo fondotinta è favoloso, credo che lo possiamo pure stendere con la carta vetrata, che viene uniforme, flawless, veramente fichissimo. E la durata è pazzesca, vi dicevo, perché io l'ho provato la mattina che stavo partendo per Bologna con Giulia, stavamo prendendo il treno per Bologna, quindi eravamo in stazione, ed è durato praticamente fino alle 11:30, che siamo tornati in hotel, e non vi dico tutte le peripezie che abbiamo passato quel giorno, quindi veramente ne abbiamo fatte di tutti i colori, tra caldo, freddo, sudate, camminate, ghiaccio, perché veramente abbiamo passato un sacco di ambientazioni. Quindi ho messo veramente a dura prova questo fondotinta, ed è durato fino alla fine, fino a quando non l'ho struccato, e Giulia non ci credeva. Avevo i brufoli tutti coperti, la pelle era ancora flawless, uniforme, bellissima, non è diventato a macchie, che non si è separato, ecco, perché durante la giornata altri fondotinta coprenti, che voi sapete quali sono i miei preferiti, i miei top, tra l'altro ho fatto anche un video sui miei fondotinta preferiti, e di solito a fine giornata tendevano a dividersi leggermente, o comunque nella parte sopra l'acne tendeva proprio la parte più alta del brufoletto a diventare trasparente, a diventare praticamente rossa, perché il fondotinta se n'era andato, e il resto a macchie, mentre con questo sono rimasti tutti super coperti. E io veramente ci sono rimasta malissimo quando mi sono struccata, perché non ci credevo. Un altro punto a suo favore è che non va nelle pieghette, e solitamente i miei fondotinta tendono ad andare un po' nelle pieghette a fine giornata, non quando li stendo, perché sono tutti perfetti, perché sapete che sono i miei top, però a fine giornata tendevano a dividersi, come vi dicevo prima, ed andare nelle pieghette, quindi queste rughe d'espressione, queste parti qui, e tendevano proprio a fare la lineettina di fondotinta più marcato, proprio perché il fondotinta con le rughe andava sempre più al centro. In questo fondotinta invece non è successo. Succedeva che sì, avevo queste rughettine di espressione, perché è normale, quelle si fanno col miglior fondotinta del mondo, soprattutto se siete come me che rido sempre, però non si era tolto ai lati della rughettina, ma era rimasto uniforme, lasciando semplicemente più fondotinta al centro, ma i lati erano rimasti completamente coperti. Quindi non va nelle pieghette, nel senso che non si va a togliere il lato della piega e rimane solo al centro, ma era rimasto tutto uniforme, ed era una cosa assurda, veramente una cosa pazzesca. Di contro ne ho due, che come vi ho detto prima si vedevano palesemente, ossia l'applicatore. Io pensavo all'inizio fosse un applicatore di quelli a pompetta, invece no, questo qua è proprio
avvitato, e poi all'interno c'è, come vi ho detto, questo applicatore e poi questo solco intorno alla, a dove si avvita l'applicatore, che non mi piace per niente, perché quando vado a prendere il prodotto e poi lo vado a chiudere inizia ad andare sempre di più nei bordi, andando nei bordi ogni volta che più lo avvitate più finisce nel solco e quindi sborderà più avanti, sborderà tutto, già lo so. L'unica pecca è questo applicatore, e questi sono i miei pro e i miei contro. Ovviamente è tutto soggettivo, nel senso che io non soffro di una pelle grassa, ho una pelle mista secca, diciamo che mista dovuta al fatto dell'acne, ma prevalentemente secca. So che è perfetto però anche per chi soffre di pelle grassa, perché come vi ho detto ha un finish matte ma satinato, quindi non va a seccare troppo la pelle e non la va a ingrassare, perché appunto anche oil free, quindi è veramente bellissimo. Io se vi capita vi consiglio di andare a provarlo da Sephora, magari fatevi dare un campioncino e ve lo provate a casa, perché a parte che appena swatchato già vedete di che fondotinta si parla. Succede che vada degli eventi e contrafoto e tutto quanto, c'è questa faccia insomma un po' separata, si separa il viso e quindi non è mai il massimo nelle foto risultare un po' macchie, quindi lo userò molto molto spesso quando mi capiteranno appunto degli eventi o dei tutorial dove avrò la pelle, dove dovrò avere la pelle comunque coperta bene, ed è veramente favoloso. La cosa stupenda è che non lo sentite, veramente sembra di non avere su niente, perché è talmente leggero, nonostante sia tanto coprente e pigmentato, che non lo sentite. Io davvero sembra che sto facendo la corte a questo fondotinta. Se non mi credete, ve l'ho detto, andatelo a provare e mi darete ragione, davvero. Spero che questo video insomma vi sia tornato utile, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto almeno compagnia. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!